Ragazzi, la missione prima è durata poco, però era una missione molto importante dove abbiamo recuperato la mela e adesso invece andremo a fare a prendere parte all'uccisione di Savonarola al suo palo santo, sti corrieri. Ma perché batteri la persona? C'è una ragione. Vabbè, vaffanculo. Non mi hanno dato un centesimo, non che ne avessi bisogno, però avrebbe almeno messo in pace la dignità di questo gioco se mi avessero pagato per aver recuperato la mela. Vediamo adesso cosa succede quando verrà giustiziato appunto il signor Savonarola, tra l'altro dove appunto ha perso la famiglia. Ezio Auditore. Dio è testimone di questo sacrilegio! Egli vede come trattate il suo profeta! Blasfemi! Eretici! Brucerete per questo! Mi sentite? Brucerete! Mi sa che per adesso bruci tu. Vedi aver fatto il furbo, aver rubato la mela senza consenso. Ti aveva detto di lasciarla stare. Tu l'hai voluta prendere, hai voluto fare il furbetto. Nessuno merita una morte tanto dolorosa. E allora, così, in modo da fare l'ultimo colloquio con lui. Attendevo questo momento. Per favore, abbi pietà di me. Che poi lui t'avrebbe anche risparmiato, solo che ha messo in ginocchio la sua città. Va ora. Che sia il tuo Dio a giudicarti. Requiesca in pace. Se tu non avessi messo in ginocchio Firenze, probabilmente saresti ancora in vita, coglione. E Ezio parla al popolo. Fiorentini, prestatemi orecchio. 22 anni fa mi trovavo dove sono ora, a guardar morire le persone che amavo, tradite da coloro che chiamavo amici. La sete di vendetta mi offuscò la mente e mi avrebbe consumato se non fosse stato per la saggezza di alcuni sconosciuti che mi insegnarono a controllare i miei istinti. Non mi diedero risposte, ma mi guidarono a trovarle dentro me stesso. Non vi serve nessuno che vi dica cosa fare. Né Savonarola, né i medici. Siamo liberi di seguire la nostra strada. Discorso importantissimo. Alcuni vorranno rubarvi questa libertà. E molti di voi ci rinuncerebbero volentieri. Ma è la facoltà di scegliere ciò che riteniamo giusto a renderci uomini. Non esistono libri né maestri che possano darvi risposte o mostrarvi la strada. Sceglietela voi. Non seguite me, né nessun altro. La piuma. Ragazzi, giustizia popolare è stata fatta. Savonarola è stato ucciso. Siamo veramente alla fine di questa storia. Manca veramente l'ultimo tassello, che è un tassello gigante. È tipo la stella cometa sull'albero di Natale, la cosa che si vede di più. Ovvero lo scontro finale con Rodrigo Borgia, che andremo a fare la prossima volta.